Vista l'ora, buon pranzo a tutti. Ragazzi, scusate, ma come vi ho già detto, un po' il caldo tira giù. Comunque, a parte questo, cerco un po' di essere breve. Beh, ieri, insomma, il Lecce ci ha regalato una gioia. Finalmente, almeno fino a ieri, stata su al Genoa, uscendo dalla zona retrocessione, battendo la Lazio per 2-1. Poi, insomma, i tantissimi minuti di recupero hanno causato anche un po' di nervosismo, e era comprensibile. Comunque, per fortuna per il Lecce, finalmente che è tornata la vittoria. E praticamente ora bisogna, mi sa, oggi che c'è il Genova con Napoli, speriamo che il Napoli possa vincere e quindi il Lecce possa mantenere, mi sa, i 2 punti di vantaggio sul Genova. Poi più tardi alle 21:45 il mio Milan, dove ho seguito tramite 7gol con Tiziano Crudeli e Oppini la cronaca della partita. Beh, devo dire che almeno così ricordo che avevano detto in studio, 7 gol, già il primo tempo era stato bello, che era finito, se non mi sbaglio, per 1-0 per la Juventus. Sì, anch'io stamattina, guardando il risultato, mi sono un po' meravigliato. Poi ho visto anche sull'applicazione del mio cellulare, su diretta, che insomma ha ribaltato tutto nel giro di 5-6 minuti con 3 gol. E quindi, bah, meglio così, insomma, buono per il Milan. Sono curioso un po' come si evolverà la situazione per quanto riguarda l'aspetto societario, perché se non ho capito male, da quando praticamente Tiziano Crudele aveva ascoltato dalle parole di Paolo Maldini, intervistato, che forse le hanno affidato un ruolo diverso a cui Paolino magari non si sente a suo agio, e comunque staremo a vedere, anche perché credo si prevede, mi pare, un cambio di allenatore dopo che finirà il campionato il 2 agosto. È normale che Pioli comunque vuole fare il suo, io mi auguro che siano preliminari o fase a girone, l'importante è andare in Europa League. Poi, beh, per quanto riguarda, un po' passando alla WWE, diciamo che, ovviamente, come ho detto in diverse occasioni, e non solo, come il wrestling, in tantissime discipline nel momento è molto difficile. Poi, ora comunque, ieri ascoltando anche un podcast di Eric Ganzerli di Tutto Wrestling, altra fonte importante di informazioni in Italia per il wrestling, che magari adesso le forme di sanificazione, soprattutto i test, sono più stringenti al centro di allenamento, al Performance Center di Orlando in Florida. E allora, ma è giusto che sia così. Poi, insomma,
Insomma, molto probabilmente, come è stato per WrestleMania Performance Center, lo sarà anche per SummerSlam, dopo la seconda metà di agosto. Però abbiamo tra 11 giorni Extreme Rules. Per quanto per esempio riguarda Rey Mysterio, che è uno dei temi importanti che circola in questi giorni, del suo contratto che è scaduto con la WWE, ma ovviamente si pensa anche ai noti giornalisti americani che ci si aspetta un'offerta più cospicua, o magari che si trovi quanto prima un accordo, perché io credo. Dal mio parere, almeno per quanto penso di conoscere, seppur non di persona, Re Mysterio, credo che lui voglia, e mi sa che lo ha anche dichiarato, di voler chiudere la carriera in WWE, quindi non mi vedrei un suo futuro in All Elite o ad Impact. Certo, ha avuto competizione a Lucha Underground per alcuni anni e quindi, però, con questo voglio dire che mi auguro che vinca la sfida contro Seth Rollins, che è una sfida molto particolare, però, come vi dissi già ieri, non credo, cioè, ormai che. Voglio dire, quando si scherza, ma credo impossibile. Non sarà proprio così, letteralmente così che vince, chi stacca l'occhio all'altro. Magari sarà qualcosa di un po' diverso, ma cioè, voglio dire, sì, lotta, però fino ad un certo punto. E poi volevo concludere dicendo magari anche del fatto di volevo sottolineare il fatto come la Fortitudo Basket Trani, parliamo di basket ora, abbia inaugurato una sua struttura di sua proprietà in direzione Barletta qui a Trani. Beh, sono curioso di vederla, poi ieri anche mi sono confrontato, seppur telefonicamente, con la presidentessa Lilly Basile, e sicuramente, detto anche da lei, ci sarà l'occasione per andare di persona a questa palestra qui Fontanelle. E niente, è tutto qui. Beh, è inutile dire, ormai lo sappiamo tutti. Fa caldo e bisogna stare molto al fresco ed evitare soprattutto il caldo. E quindi io vi rimando a un mio prossimo video. Che dire, beh, oggi è mercoledì, quindi un'ennesima guerra degli ascolti del mercoledì sera tra NXT e Dynamite. Ieri, sentendo proprio il podcast di Eric Ganzerli, avevo ascoltato anche che quindi è stato posticipato il match di Fighter Fest tra Jon Moxley e Brian Cage per il titolo mondiale della All Elite, I Fight for the Fallen, credo la settimana prossima, il 15 mi pare. Bene, saluti a tutti, che dire, buon pranzo e alla prossima, al prossimo video, ciao!